Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo con la cronaca e torniamo sul drammatico incidente accaduto sull'Aurelia alcuni giorni fa. È grave anche la figlia della nota biologa tragicamente scomparsa. Il servizio. Saranno celebrati sabato alle 10.30 nella Basilica dell'Osservanza i funerali di Patrizia Paffetti, la biologa delle Scotte, morta alla vigilia di Natale in un incidente avvenuto sull'Aurelia, in provincia di Grosseto, vicino a Magliano. 58 anni, biologa dell'ospedale Le Scotte di Siena, era sorella dell'ex sindaco di Orbetello, Monica. Si stava recando proprio dai parenti nella cittadina lagunare intorno alle 15.30 del 24 per trascorrere il cenone della vigilia di Natale con loro. La Mercedes al volante della quale c'era il marito Gianvito Gianni, 59 anni, primario facente funzione di medicina all'ospedale di Campostaggio a Poggibonsi, è finita contro l'albero su un fianco. L'uomo ha riportato alcune fratture ed è stato trasportato all'ospedale di Grosseto, mentre Pegaso ha trasferito alle Scotte la figlia di 21 anni, ricoverata in gravissime condizioni. Dopo i funerali la salma sarà tumulata ad Orbetello. Cambiamo decisamente argomento, un Natale all'insegna dello shopping natalizio anche a Siena. I commercianti sorridono, sentiamo. Come sono andati gli acquisti natalizi? Direi molto bene, prodotti venduti in modo eccellente come tutti gli anni, siamo molto contenti. Cosa cercavano i senesi come regalo? Quali sono state le cose più vendute, diciamo così? La pigiameria è andata molto bene e anche l'intimo, completi in intimi anche, molto bene, sì. Beh, ora si dice che la gente compra tutto online, quindi non è vero? Beh, nel nostro caso no, siamo molto contenti, speriamo insomma di finire l'anno così. Gli acquisti sono andati molto bene, ci sono stati molti clienti e ci sono state molte vendite, ci hanno richiesto tanta roba. Sono le spezie, un po' di meno, però le tè, gli infusi, sono cose nuove che la gente preferisce prendere anche dopo aver mangiato per Natale, qualche cosa per rilassarsi. Come sono andati questi acquisti nel periodo di Natale? Benissimo, c'è stata anche troppa gente. Cosa cercava la gente? Anche regali? Principalmente regali, però in tantissimi anni si sono fatti anche l'outfit per feste e natività, insomma. Capodanno all'estero è sempre un grande classico anche per molte famiglie senesi e molti giovani. Sentiamo. Senesi amano ancora viaggiare, cercano l'emozione e quindi dare l'input per stuzzicare, diciamo, come si suol dire, l'appetito tra virgolette, fa viaggiare anche con la fantasia e poi chiaramente in concreto, perché cercano il lungo raggio, cercano la crociera, cercano di uscire anche se il tempo è ridotto rispetto a prima. Ci si avvicina all'ultimo dell'anno, in questo particolare momento, quali sono le mete più richieste? Le mete più richieste, ripeto, sono il mare, sono la montagna, cercare il diversivo, il diverso, cercare proprio l'emozione, quindi ogni cosa può andare bene, purché sia una cosa ricercata, diversa e proprio ad personem. Dal punto di vista della durata di queste vacanze, quanto è una durata media all'incirca? Allora, la durata media, rispetto, se è un lungo raggio sono i 9 giorni classici, se è un viaggio, un medio raggio siamo sui una settimana praticamente, e se no circa la toccata e fuga è sempre piacevole proprio per andare a fare una cosa che non si fa di solito, il buon rapporto qualità-prezzo che noi cerchiamo sempre di offrire. E comunque di incastrarci delle cose diverse, quindi se anche il prezzo è un pochino più alto, però è giustificato dalla qualità e da una cosa che si differenzia, anche se è un capodanno. Ci sono dei periodi in cui magari è più conveniente fare dei viaggi rispetto ad altri magari di più alta stagione? Allora, io dico sempre che andare a cercare il prenota in anticipo sicuramente fa trovare la qualità e il prezzo più interessante, quindi pensarci con un certo anticipo aiuta a trovare la giusta soluzione.
Crimini in calo a Siena, ma il comune stringe le maglie della sicurezza e il servizio. Un tema sempre al centro dell'attenzione è quello della sicurezza per la città di Siena. Il comune, nonostante dati recenti attestino un leve miglioramento della situazione, sta lavorando per potenziare il livello di sorveglianza e deterrenza. In totale, i delitti denunciati nel 2017 nella nostra città sono stati 2.524, di cui 1.208 furti, così suddivisi, 6 a strappo, 308 con destrezza, 175 furti in abitazione e 157 in attività commerciali, 62 furti d'auto, 44 furti di veicoli. Dati provvisori del 2018 indicano una flessione dell'11,86%, come ha segnalato la prefettura, anche se il territorio ha il triste primato delle frodi informatiche. Le periferie, ha spiegato l'assessore alla sicurezza Francesco Michelotti, sono più a rischio e infatti la richiesta di installazione di telecamere all'assessorato è praticamente ormai settimanale. Stiamo lavorando per rafforzare il pattugliamento da parte della Polizia Municipale. Inoltre, siamo all'opera per allineare il regolamento di Polizia Municipale al decreto sicurezza che, lo ricordo, fornisce importanti poteri al sindaco, ad esempio, sul contrasto all'accattonaggio. Spici GL, FNP CISL e UIL pensionati della provincia di Siena si sono mobilitate oggi in Piazza Duomo contro i provvedimenti contenuti nella legge di bilancio 2019. Sentiamo le parole del segretario provinciale Franco Capaccioli. Come organizzazione sindacale dei pensionati CGL, CISL e UIL della provincia di Siena abbiamo organizzato questo presidio per protestare contro quello che è scritto nella manovra finanziaria 2019 riguardo alla perequazione delle pensioni, perché va a peggiorare quantomeno in alcune fasce quella che è la situazione che doveva andare in essere dal 1 gennaio 2019, perché il blocco della perequazione che era avvenuta nel 2011 per le pensioni sopra 1.500 euro che poi si era andata ad ammorbidire con un accordo nel 2015, prevedeva che a partire dal 1 gennaio 2019 ritornava alla vecchia perequazione con le tre fasce, un accordo fatto nel 2000 e nel 2015 e che in qualche maniera ridava le percentuali più corrette di aumento delle pensioni. Con questa manovra invece si va a peggiorare non solo quella che era la situazione attuale della famosa legge Letta, ma a quello che era l'aspettativa di tutti i pensionati per un aumento giusto delle proprie pensioni, anche quelle sopra 1.500 euro lorde mensili. E quindi è partita da stamani mattina questo presidio da Siena, ma i presidi si terranno presso tutte le città della Toscana, ma anche presso tutte le città dell'Italia, proprio perché le tre organizzazioni sindacali dei pensionati si stanno mobilitando contro questo provvedimento che va a penalizzare le pensioni attuali. Ci spostiamo in Valdelsa, l'associazione La Scossa è pronta a festeggiare il Capodanno a Colle Valdelsa, evento per le famiglie al Palafrancioli. Sentiamo. Torna anche quest'anno al palazzetto di Colle Valdelsa il Capodanno con La Scossa, associazione sempre molto attiva nella promozione di eventi sul territorio. Ancora una volta sarà il Palafrancioli la location di un Capodanno principalmente rivolto alle famiglie, con intrattenimento anche per i più piccoli. L'evento è organizzato dall'associazione La Scossa in collaborazione con il Colle Basket. Allora, per Capodanno siamo ancora a fare questa collaborazione tra l'associazione La Scossa e il Colle Basket per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie colligiane e di tutta la provincia di Siena. È un evento che è strutturato e ideato proprio per le famiglie con i bambini che vogliono trovare una situazione, una manifestazione molto tranquilla. Si sviluppa appunto dalla cena con un baby park molto grande con gonfiabili, giochi, laboratori, dove ci sono gli animatori dell'associazione La Scossa che stanno dietro ai bambini e fanno in modo che i genitori possano un po' godersi anche questo scenone di Capodanno. Dopodiché insieme al DJ set tutti insieme balleranno e si divertiranno fino alla mezzanotte, il countdown, non c'è un ingresso dopo cena, quindi rimangono solamente le famiglie con i bambini e gli amici. E ecco, quindi è un evento per venire incontro alle esigenze al giorno d'oggi di una famiglia che non vuole rinunciare al divertimento, allo stare insieme e non vuole magari neanche rimanere in casa come il resto dell'anno.
Gioco di squadra tra il comune di San Gimignano e le associazioni. Lo scopo è salvaguardare il patrimonio artistico della città. Amministrazione comunale e associazioni di volontariato fanno squadra per la salvaguardia dei beni storici, artistici e ambientali. Accade a San Gimignano grazie ai patti di collaborazione tra comuni e associazioni, due quelli siglati nei giorni scorsi, il primo con il gruppo storico Castelvecchio per la cura e la rigenerazione delle fonti medievali, il secondo con l'associazione Monastero di Bose, che riguarda il cimitero della Pieve di Santa Maria Assunta a Cellole ed il bosco della fonte di San Bartolo. Per Ilaria Garosi, assessore alle politiche sociali, la concreta collaborazione tra comune ed associazioni consente una migliore gestione dei beni comuni. Con i patti di cittadinanza all'interno del progetto Cantieri Sociali, spiega la Garosi, si amplifica l'affezione dei cittadini verso quell'inestimabile patrimonio storico, artistico, ambientale di cui è ricco il nostro territorio e che difficilmente sarebbe tutelabile senza l'apporto della comunità. I volontari del gruppo storico Castelvecchio si occuperanno delle aree intorno alle fonti medievali con lo scopo di liberarle da erbacci infestanti, detriti e immondizia. Attività che sarà coordinata e condivisa con l'ufficio tecnico del comune, che sosterrà le spese dell'associazione per l'acquisto di piccole strumentazioni. L'associazione Monastero di Bose interverrà al cimitero della Pieve di Santa Maria Assunta a Cellole e nel bosco della fonte di San Bartolo, provvedendo alla ripulitura delle fosse di scolo di acque piovane dagli accumuli di foglie, pietrame e argille. Ci spostiamo adesso in Val d'Orcia, dove troviamo la cronaca. A Montalcino un nuovo incidente sul lavoro in un'azienda agricola segna la comunità. Al momento dinamica da chiarire da parte dei carabinieri della stazione di Montalcino dopo l'azionamento di una idropulitrice che lo ha colpito con un getto d'acqua calda potentissimo, causando per quest'uomo il distacco dei tessuti. Tutti i particolari nel servizio di Lorenzo Agnelli. Ennesimo infortunio sul lavoro a Montalcino. Venerdì intorno alle 10:25 del mattino è arrivato Pegaso sui cieli cinesi e si è posato sul campo sportivo, dove erano ad attenderlo una pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza del 118 di Montalcino. Ancora una volta si è trattato di un infortunio sul lavoro e ne è stato colpito un uomo di mezza età mentre lavorava nella propria azienda agricola vicino a Montalcino. Ad un certo punto, per cause ancora da stabilire, mentre azionava una idropulitrice, un getto di acqua ad alta pressione lo ha colpito nella mano e successivamente gli è entrata anche nel braccio, portando il distacco dei tessuti. Pronto l'intervento del 118 di Montalcino con i sanitari che, una volta capita la gravità delle lesioni riportate, ha chiesto immediatamente l'intervento dell'elisoccorso Pegaso da Grosseto. L'uomo è stato quindi trasferito all'ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato. Al momento dell'arrivo in ospedale si trovava in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Da capire adesso cosa sia successo all'interno dell'azienda, cosa abbia provocato un incidente così grave. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i militari della stazione di Montalcino, che dovranno chiarire l'accaduto. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio. La Robur sbanca il Leonardo Garilli di Piacenza battendo la capolista. Un successo prezioso che porta i bianconeri ad avvicinarsi al vertice della classifica a quota 28 punti. Sentiamo le parole di mister Mignani. Che non fosse una partita facile lo diceva la classifica del Piacenza. Piacenza era prima in classifica e quindi mi aspettavo una partita tosta, però devo dirvi la verità, io non ho visto tutte le partite del Piacenza in casa, ma Siena è venuto qui a giocare con grande personalità, a giocare a calcio contro una squadra prima in classifica senza paura, e ha fatto la sua partita. Per cui sì, è vero, la partita è stata equilibrata dal mio punto di vista. Anche nel primo tempo Siena ha fatto il gioco, ha provato a fare la partita giocando palla a terra e Piacenza ha provato a ripartire più che altro su contropiedi. Questo è quello che ho visto io. Poi nel secondo tempo ovviamente il Piacenza ha forzato un po' la partita inserendo giocatori di struttura e alzando la palla, e qualche mischia verso la fine della partita poteva produrre per loro qualcosa, ma credo che si sia gestita abbastanza bene. La Onsharing Menzana non riesce a riscattare il doppio passo falso con Biella Capodorlando e cede in casa a Bergamo per 66-88, restando così ferma a quota 11 punti in classifica. Sentiamo le parole di coach Moretti nel dopogara.
La mia sensazione forte, chiara, netta, è che da dopo l'intervallo siamo calati fisicamente in maniera clamorosa. Ho in mente tantissime situazioni, tantissime fotografie di sia in attacco che in difesa in cui non siamo mai riusciti da una parte a contenere uno contro uno le situazioni di tagli, di rimbalzo offensivo, di uscita dai blocchi duri dei nostri avversari. Quindi quando prendi sempre 3, 4, 5 metri in ogni situazione, poi dopo fai fatica, concedi tiri aperti, concedi secondi tiri, concedi troppe rotazioni a una squadra di così grande talento, poi dopo ricorri e ho in mente il primo time out dopo pochi minuti, dopo un 7-0 costruito benissimo dai nostri avversari, ma che, ripeto, nasce da una grossissima difficoltà a tenere il passo del, appunto, di Bene. E in attacco, portando dall'altra parte, mai una situazione chiara di uno contro uno, mai una situazione chiara di opzione facile per andare a finire il ferro, mai una cosa che ci creasse un vero grande vantaggio. La motivazione più importante che mi viene da dare è appunto il fatto che siamo spenti atleticamente, fisicamente, in ogni centimetro quadrato di campo. E spostiamoci fuori dal campo, restando ovviamente sul basket. Buio in casa Menzana, ancora problemi in casa Biancoverde. Il servizio. Pare che siano veramente risolti i problemi della Menzana legati al pagamento di quanto dovuto alla polisportiva. Nei giorni scorsi, dopo che erano state staccate le utenze di luce e riscaldamento al palestra, il DG Macchi aveva annunciato di aver effettuato un accordo con il quale la Menzana pagava una percentuale in acconto alla polisportiva. La cifra doveva essere versata al momento della stipula, ma in realtà questa mattina il palestra era ancora al buio e i giocatori si sono allenati nella penombra. Nel pomeriggio sembra che la cifra sia stata versata, visto che finalmente luce e riscaldamento sono tornati. E adesso il volley, nuovo capitolo al palestra per la Ema Villas Siena, che riparte con il girone di ritorno del campionato di Superlega con un cambio di panchina, con la prima partita a Siena del neo coach Zanini. Il saluto di una delle colonne portanti, Michele Fedrizzi, e l'arrivo di Cristian Savani, l'ex capitano azzurro, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012. Ema Villas che però non riesce ancora ad invertire il risultato, perdendo per 3-1 contro i campioni del mondo della ITAS Trentino. A commentare il match è proprio coach Zanini. Sentiamo. Insomma, il primo set è stato veramente, da parte nostra, interpretato bene, giocato bene, anche sulle cose che avevamo preparato. E abbiamo avuto delle percentuali d'attacco, ma un po' in tutti i fondamentali, perché non è stato solo l'attacco, ma abbiamo anche difeso, che non è facile, veramente non è facile difendere questa squadra qua, e quindi abbiamo preso un certo margine di vantaggio e poi siamo riusciti a mantenerlo, e anche questo non è semplice per una squadra quando affronti questo tipo di squadre. Dopo loro, dopo un inizio un po' non al 100% delle loro possibilità, sicuramente hanno intuito il pericolo e hanno cominciato a macinare un gioco di altissimo livello, al quale noi, insomma, abbiamo fatto fatica a mettere le contromisure, un po' perché sono riemerse alcune situazioni che poi sono legate alla continuità del gioco, perché purtroppo una partita di pallavolo non dura un set, minimo ne dura tre, minimo, e quindi, insomma, ovviamente poi hanno messo in mostra tutte quelle che sono le loro capacità, e non è un caso che siano i campioni del mondo. Però, insomma, come nella prima gara sono emersi degli elementi positivi, io credo che anche dopo questa gara ci possono essere degli elementi positivi. È ovvio che questi elementi positivi bisogna metterli assieme contemporaneamente tutti e con una maggiore continuità, perché solamente quella ci può permettere di essere competitivi in tutti i set. Bene, siamo in chiusura, io vi lascio alla cerimonia di premiazione del premio Celli che si è svolta alcuni giorni fa. Vi trasmetteremo ovviamente l'integrale appunto delle premiazioni che si sono svolte nella Sala delle Lupe. A seguire la replica del nostro TG, e alle 22.50 invece vi riproporremo il concerto di Natale della Chiesa di Santo Stefano. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.